ritrovati su un nuovo episodio di Game Yeah. Io sono Gian. Io sono Gabbo. E avevamo lasciato Snake che volava nel cielo più blu. Nel cielo più blu. Se non riportiamo indietro Sokolov, potremmo affrontare una crisi gravissima. È verissimo, perché siamo in piena guerra fredda. E fresca. Siamo in piena guerra fresca. Siamo in cool war. Siamo in cool. What's cooler than being cool? Let's go! Alright. Oh, ok, comunque. Kojima qua, in codesto gioco, inserì per la prima volta la possibilità di vedere i video in prima persona. Tramite l'apposito pressione del tasto. E qui viene anche inserito il sistema di recupero Fulton, che poi divenne importantissimo durante Peace Walker, Ground Zeroes. Cioè, Ground Zeroes no, ma Phantom Pain sì. Il shock sarà minore rispetto a un lancio con il paracadute. Sì, perché per chi non sapesse cos'è un recupero Fulton, sarebbe attaccare un pallone aerostatico a una persona. Questo pallone aerostatico comincia a portarlo su, come tipo up, e poi un aereo lo recupera a mezz'aria. Poderoso. Questa è una tattica che tra l'altro si usa molto in Metal Gear Phantom Pain. Sì, in Phantom Pain bisogna spesso recuperare armi e personale tramite il sistema di recupero Fulton. E alla fine, siccome la gente è la gente, lo usa per recuperare le capre. Certo. E una cosa bella di Kojima è proprio che cerca sempre di rispettare abbastanza sia la tecnologia che i sistemi utilizzati nei vari anni in cui sono ambientati i suoi giochi. Che sono ambientati in un arco temporale abbastanza vasto, tra l'altro. Sì, perché partiamo da qua, che appunto sono gli anni 60, se non sbaglio. Sì. E arriviamo fine 60, questi. E arriviamo fino a un 2020 di Metal Gear 4, circa. Una roba del genere. Quindi. Palo! Guarda come siamo seri in queste. Ma perché. È il gioco, vero, che ispira. Guarda, ma sì. Qua. Che tarro. Ma il fatto è che io, cioè, credo che saremo seri nei video e cazzoni durante il gameplay. Sì. Sì, è proprio quello. Sì, sexy. Comunque io direi che la maggior parte dei video spiegoni, quelli tipo con le diapositive, quelli li saltiamo, che sennò sì, ci dura 40 ore questo gameplay. Delle pippe mentali assurde quelle. Indispensabili per capire esattamente come funziona il mondo di Metal Gear e soprattutto come l'universo di Metal Gear si adagi su la storia realmente esistente. Roba del genere, bello sei tu. Guardalo lì, sexy mami. Però appunto noi le conosciamo a menadito, vi faremo poi al massimo un sunto. Tra l'altro, essendo che tu questo gioco l'hai finito tipo 72 volte, sì, più o meno, mm-hmm, hai anche l'equipaggiamento speciale addosso? No, perché abbiamo fatto una nuova partita adesso. Però se no ce l'avrei. Ok. Allora, praticamente lui... Tutto molto interessante. Quello che gli ha detto in poche parole è che useranno dei nomi in codice per questa missione per evitare di... lui da Jack diventerà Naked Snake, appunto. E Major Zero cambierà nome in Major Tom, che è una citazione a David Bowie, alla canzone Space Oddity. Questo perché Kojima è un grande fan dell'ormai scomparso David Bowie. Dell'ormai scomparso David Bowie. E gli piace citare ciò che gli piace. Lo ha fatto con tantissimi film, musiche, artisti e simili. E questa cosa è soprattutto presente in Phantom Pain, perché appunto Phantom Pain è pieno di riferimenti a 1984 di George Orwell e appunto alla musica di David Bowie. Ma se mi mancava proprio. Sì, ho recuperato lo zaino, sono un bravo bambino. Ok, come equipaggiare la roba, tutto quanto. Penso che l'abbiamo giocato abbastanza. E poi arriva Paramedic, che è quella che bisogna contattare per poter salvare la partita. E per farsi fare due palle così. E lei invece è The Boss, che è la mentore di Naked Snake, di Jack. È la sua insegnante, la sua maestra e allo stesso tempo la sua compagna di battaglia. Il loro rapporto è molto particolare, molto strano e
Verrà un attimo spiegato più avanti quando Snake incontrerà un altro personaggio, quindi lasceremo le spiegazioni per chi è The Ci sarà Boss tempo dopo. per spiegare il rapporto fra Snake e il suo boss. Boss. Oh, like a boss. E qui abbiamo la nostra 9 mm. La nostra cerbottana, tra l'altro. Sì, che cerchi. No. Oddio. No. Mi dispiace un sacco che non ci sia David Hayter a doppiare. Anche a me Allora. spiace. Allora, Mimetica. La cosa bella di Phantom, di Metal Gear 3 Snake Eater, e in questo caso Subsistence, è che appunto noi possiamo cambiare i nostri vestiti per DPM e Flectarn cosa sono? sono delle altre mimetiche che sono, credo, downloadabili. Boh, non lo so. Vedi, sono diverse semplicemente pattern di. E per mimetizzarci meglio nell'ambiente circostante, vedete in alto a destra abbiamo bosco fogliare 45%, ora siamo in piedi, se corriamo di meno, ma se ci sdraiamo arriviamo al 90%. Belli fermi. Allora, zaino, arma, coltello di sopravvivenza, Il calorimate. MK22 e microfono direzionale. Mettiamoci Che anche il calore. ricordiamo che il nostro buongino l'ha mangiato. Il caloriemate, sì, quello al formaggio non erano un granché, purtroppo. Facevano un po' schifo. Allora, attiviamo il sensore anti-uomo. Che, ah no, però abbiamo le batterie. Perché qua in Metal Gear 3 abbiamo le Essendo il batterie. tempo Ah, e abbiamo che era. solo la MK22. Non possiamo stordire i nemici. Ah, è una pistoletta questa? Oh Se è una 9 mm. Quindi mio Dio! dovremo uccidere. Io spero Ma di no. tanto la prima parte non ci sono neanche guardie. No, non subito. Però Ci sono i coccodrillos. i coccodrillos. Il problema appunto è come fare a non farsi beccare e allo stesso tempo i Non morire fanghi. dentro alle sabbie No, mobili. vabbè, quello non è tanto un problema. Più che Disse altro. affogando. Dun 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 dun. Snake, are you there? Snake! Dremucci Nord. Dremucci. Spero di ricordarmi le tecniche di CQC. È un Ricorda, problema. prendi a schiaffi, li prendi. Cosa devi fare? Yo, a pugni! Pugni, schiaffi, catene, manganelli. Che, tra l'altro, tutta roba che ha lui nel suo zainetto Eccole lì. qui, R1, e possiamo andare in modalità Major, prima persona. I've spotted two enemy Due soldati soldiers. nemici con le radio. Radio Gaga. All we hear is. Tra l'altro, non mi ricordo, qui gli puoi sparare alla radio per Sì, rompergliela. è una cosa che hanno aggiunto. In Metal Gear 2 hanno tenuto Ah. fino a. Forse anche nel 4. Nel Snake, your presence in Phantom Soviet Pain. territory is Oh, mi already a pare pure. violation of Non ne sono international sicuro, law. però. Non mi ricordo. Can't let the Kremlin find Sì, out. ok, siamo illegali qui. Segreto. Siamo immigrati in Russia. Ok. Non paghi le tasse, quindi sei Allora. indicato. Allora, così si spara. Così si colpisce. Come si fa a ricaricare? Ricaricheremo così? Esatto. No, ricarica da solo quando finisci i colpi. Ma io voglio ricaricare a cazzo mio. Ricaricare a cazzo mio. Madonna. I tasti sono diversissimi da Phantom. No, la telecamera. Quello lo puoi cambiare, immagino. Allora. Ah, però no. No, non c'è la cosa. Non c'è il camminare a mezz'aria. Cioè, a mezza altezza. Come no? No, l'hanno sistemato in Metal Gear Solid 3D per Nintendo 3DS. Cioè, in Metal Gear 3. È una cosa che hanno aggiunto dal 4. E nel 3 potevi solo o strisciare o camminare. Adottiamo una tattica aggressiva, nel senso che li accoppiamo tutti, oppure ce ne battiamo le Ma io cercherei di non accopparli tutti. balle? Va bene, va bene, va bene. Sparagli. Cos'è? Cosa c'è? Cos'è Cos'è stato? stato? Cosa hai visto? Cos'hai visto? Chi è che suona? Ma come scodinzola? Rivoglio la Easy Gun. Cos'è la Easy È quella che Gun? ti dà 80% di copertura sempre e proietti colpi infiniti. E corriamo. Beh, ci è mancato tanto così.
A livello europeo estremo. È già fallito. È già fallito così? Mi pare di sì. Se, no, se ricordo bene. Ocio. Sì, sì, lo so, devo passare di qua. E, dobbiamo solo correre prima che si svegli quello e facciamo. Cosa è successo? E chi è stato? Chi è che mi ha coperto di pugni? Un altro. Piano. Occhio. Hai colpito in testa. Ah no, ma questa. Ma vaffanculo! Ma sì, è l'arma dei tattici, dai. Dai, ma è a tranquillanti, ma allora di che cazzo mi preoccupo? Via. Via. Lanciamo la pistola, lanciamo direttamente. Cazzo ce ne frega di sparargli. Esatto. Bravo. E la tiriamo in facce. Qua. Tipo. Qui tipo qua. Voi non potete vederlo, ma è qua. È qua. Mi sente. Qua. Sentito anch'io. Tantissimo. Sono dato una frontina. C'è lui. E vogliamo fare il trucchetto con le api? Ma sì, è bello il trucchetto con le api. Non so se possiamo, sai. Perché? Perché se non sbaglio, se stordisci il vespaio con l'arma tranquillanti, non compaiono le api. Viene giù, viene giù. Viene giù? E allora facciamolo. No, vedi che non ci sono le api. Oh diavolo. Dio. Ho una sensibilità zero. Vabbè, cioè, anche tu. Ok. Ma è. Hai ragione. Ma ci sono quei due stronzi lì sul pond. Sì. Quindi. Nel prossimo episodio di Game Yeah? Nel prossimo episodio di Game Yeah andremo incontro a quei due stronzi. You never seen it coming.